e ha saputo conquistare l'affetto dei tifosi non solo con le sue imprese sportive, ma anche per la persona che era. E questo è arrivato al cuore di tantissimi italiani ben prima della sua chiusura con la nazionale e poi per quello che è successo. E lo ha fatto sempre con una grande onestà e penso che questo abbia toccato molte persone al di là del tifo sportivo. È stato un pomeriggio dedicato ad una leggenda del calcio, Gianluca Vialli, quello messo in calendario ad Arezzo nel programma di Zenzero Fest. Il libro è stato quello scritto dal giornalista del Foglio, Marco Gaetani, Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena. Quale periodo è stato per Gianluca Vialli la Juventus? È stato un periodo molto difficile all'inizio e molto bello alla fine, sono stati 4 anni quasi opposti, i primi 2 molto faticosi con Trapattoni, gli ultimi 2 bellissimi con Lippi. Vialli è tornato a essere un leader, un protagonista e nella mente dei tifosi della Juventus Vialli è l'ultimo capitano dell'ultima Champions League vinta e quindi l'immagine di tutti è Vialli in maglia blu con le stelle gialle sulla spalla che alza al cielo di Roma la Champions League e questo rimarrà nel cuore dei tifosi della Juventus per sempre. È sembrato, anche dopo l'addio ultimo di Mancini alla nazionale, eccetera, dopo quel famoso abbraccio con la vittoria dell'Italia in Inghilterra, sembrato quasi che Vialli fosse, ora forse si è capito, una componente assolutamente importante di quella vittoria. È stato fondamentale, lo ha fatto in un ruolo che è sempre stato molto importante nella storia del calcio italiano, perché prima di lui è stato Gigi Riva, capo delegazione, e Vialli ha tenuto insieme quel gruppo. E l'Italia ha vinto l'Europeo seguendo l'allenatore Mancini e seguendo il condottiero Vialli e forse sì, quando non c'è stato più Gianluca magari si è perso un po' di quella magia che abbiamo vissuto in un'estate così strana come quella del 2021. Che tra l'altro in quell'abbraccio si è capito anche quanto Mancini avesse preso di forza da Gianluca Vialli. Il loro rapporto è durato tantissimi anni e poi per come l'hanno raccontato entrambi, nel periodo della malattia di Vialli loro si sentivano spesso ma senza parlare della malattia, era come se Mancini fosse una sorta di rifugio, di oasi per Vialli in quei momenti e poi però hanno condiviso talmente tanto che tutto quello magari che non si sono detti per mesi se lo sono detto in un abbraccio.